Zoboli di Matteo. Abbiamo anche due arbitri internazionali oggi. Abbiamo il parterre de Rouen. Un cordiale buonasera a tutti amici sportivi di TRC. Oggi abbiamo un big match, caro Lauro, perché Ambra Poggio Chiaiano viene a far visita alla capolista terra Quiglia Handball Carpi, una sfida di vertice, prima contro secondo in classifica, si sfidano anche i due migliori attacchi del campionato. Sì, due squadre che hanno così onorato moltissimo questa prima fase del campionato, due squadre importanti con delle grandi ambizioni. Quest'anno però il Carpi ha una grandissima squadra, ha messo insieme un team molto importante, speriamo bene. Comunque questa è la partita clou di questa nona giornata di campionato di prima divisione nazionale maschile di pallamano. E oggi Terra Quiglia Handball Carpi avrà a che fare col portiere anche della nazionale italiana, quindi non sarà certamente una sfida facile. Carpi che passa subito in vantaggio, Rvoi Tojčić. Tojčić è un giocatore che nelle ultime partite sta imparando anche a entrare in partita in maniera molto più veloce rispetto al solito. Sì, a volte sottovaluta l'impegno, gli è sempre andato abbastanza bene. Di solito preferisce aspettare un po' per trovare il ritmo giusto, ci mette un po' di tempo a entrare nella partita. Questa volta invece al primo tentativo ha trovato un bellissimo, ha incrociato perfettamente sul primo palo basso e ha tratto in inganno di Marcello, che ricordiamo appunto è il portiere della nazionale, quindi non l'ultimo arrivato, anzi uno dei migliori portieri del campionato, assolutamente. Adesso il possesso è nelle mani dei giocatori in maglia verde, quelli dell'Ambra Poggio Chiaiano, una squadra questa temibilissima, una squadra che ha saputo, che ha dimostrato di saper portare anche fino alla fine le partite. Ricordiamo la scorsa giornata la vittoria di un solo gol contro Estense, una partita tra l'altro, tra le altre cose, caro Lauro, con un punteggio altissimo, miracolo qui di Baschieri, molto bravo, ancora doppio miracolo di Baschieri. E qui il Pala Vallauri si esalta perché la parata è stata importante. Chiaramonti era andato a tirare sostanzialmente con lo specchio di porta spalancato, veramente bravo il portierone di Terra Quiglia, che tra l'altro oggi gioca con in panchina Malavasi, che inizio stagione era il portiere titolare. Sì, sì, ha fatto queste bellissime partite in cui ha sostituito Malavasi, che rientra dopo un infortunio. C'è anche il rientro casalingo di Di Matteo, che ha un po' sfoltito la... Poi Maraldi fa una magia, un tiro schiacciato davanti a Baschieri, che lo trae in inganno con un rimbalzo molto molto insidioso. Beffardo questo pareggio da parte dell'Ambra Poggio Chiaiano. Questa è una squadra, ripetiamo ancora una volta, che sa giocare, una squadra, questa è anche una sfida che ci dirà qualcosa di importante in questo campionato. Terra Quiglia Handball Carpi ha punteggio pieno, 7 partite vinte su 7, oggi punta all'ottava, una vittoria che se dovesse arrivare significherebbe scavare un solco difficilmente colmabile sia per l'Ambra sia per Teramo. Sì, sì, l'Ambra Poggio Chiaiano ha praticamente perso solo con Teramo, quindi le due squadre sono chiaramente molto molto titolate per entrare ai playoff, e quindi un impegno molto importante. Qua si vedrà di che pasta sono fatte le due squadre. Eccoci qua, diceva bene Lauro, è stato murato Martin Molina, che fa abbastanza bene il numero 13 Baraldi esultare, perché murare Molina non è certamente la cosa più facile. Una Terra Quiglia che oggi deve dimostrare qualcosa di importante. Marrocchi ha fatto un gol clamoroso, Marrocchi con una mano sul petto ha dimostrato grossa forza fisica, attenzione al contropiede, e qui è molto bravo il numero 8 Dei, un giocatore
giocatore importante, il miglior marcatore di Ambra in questo campionato. 2-2, una sfida bellissima fin dalle prime fasi. Sì, sì, due squadre molto, abbiamo già detto, che non si lasciano intimidire. Adesso Tojčić fa anche lui un salta sul falso appoggio, piedi pari, Di Marcello era molto in ritardo, ma non è stato preciso come nel primo tentativo. Due squadre che si stanno affrontando molto a viso aperto, tatticamente senza grande rispetto. Gli arbitri, ricordiamo i due arbitri, Iaconello e Iaconello, due arbitri internazionali che stanno cercando di mantenere così la calma tra le due squadre. C'è stato un fallo su Andrea Basic, un fallo che è costato l'ammonizione a Raupenas, non è il primo ammonito, anche il numero 77 Chiaramonti è stata ammonita. Martin Molina fa girare palla per Marrocchi, ben bloccato Pablo Marrocchi, cerca di trovare Martin Molina, incredibile parata di Marcello, un paratone clamoroso del portiere della Nazionale che giustamente si gasa, cerca anche l'appoggio della panchina, ma ha fatto una parata a una mano, incredibile Lauro. Sì, sì, un giocatore che non ha bisogno del nostro conforto, è un giocatore che ha un'esperienza e delle qualità elevatissime in una squadra altrettanto ben allestita, con Raupenas a sinistra, Maraldi centrale, due ali di grandissimo rilievo, soprattutto Dei, che come hai ricordato è il top scorer della squadra. Adesso anche da destra, che era il ruolo meno coperto, Faggi tira una palla molto molto insidioso, passa dalla difesa e trae in inganno Baschieri. Impegno difficilissimo questo per terra qui gli handball Carpi, vantaggio degli ospiti, Ambra Poggio Chiaiano 3-2 quando mancano 24 minuti e 41 secondi al termine di questa prima frazione. Sta dimostrando tutta la propria forza, la propria bravura questa squadra, una squadra che merita la classifica che ha, una squadra che oggi sicuramente darà spettacolo, e non aspettiamoci, caro Lauro, almeno questa è la mia previsione, punteggi larghi come nelle altre partite. Sì, hanno iniziato con molta esuberanza, studiandosi poco, a parte che sono due squadre che si conoscono molto molto bene, quindi Iaconello ancora interviene sulle cinture che vengono perpetrate continuamente ai danni di Basic. Ancora Faggi, che al centro della difesa occupa molto spazio e tiene molto controllato la zona in cui Basic opera. Ancora un paratone di Marcello, poi Basic con un'invasione dentro l'area. Di Marcello sta facendo una partita clamorosa, sta parando di tutto, difficile, molto giocare. Qui addirittura infrazione di cartellino giallo per Pablo Marrocchi, capitano di Terraquiglia, per un'infrazione coi piedi. Dicevamo, una partita iniziata sotto gli auspici, tanto spettacolo qui, ma una sfida oltremodo complicata, oltremodo difficile. Anche il cambio volante che spesso Davide Serafini fa, invertendo Polito e Molina a seconda dell'azione, si sviluppi in attacco e in difesa, sembra al momento non dare i propri frutti. Una squadra, quella dell'Ambra, che ha già totalizzato 3 cartellini gialli frutto di un'attenzione difensiva massima. Stanno cercando di limitare al massimo sia Basic che Tojčić che Marrocchi, sulle bocche da fuoco. Qui la parata di Baschieri sulla conclusione del numero 13 della formazione Ambra, Baraldi, il playmaker di questa squadra. Marrocchi, Pablo Marrocchi, con una finta di corpo, di busto, è andato a trafiggere stavolta l'incolpevole Di Marcello, che probabilmente Lauro non ha visto partire il pallone. Sì, sì, ha sfruttato molto bene il muro difensivo del Poggio Caiano, praticamente una palla invisibile al portiere, una vera magia, lui è abile in queste cose, tatticamente ha una tattica individuale assolutamente invidiabile e la sta mettendo così in campo come ha sempre fatto finora, soprattutto nelle partite casalinghe. E dicevi bene tu, fondamentale nell'impostazione, Raupenas va a segnare. Qui però, caro Lauro, io non ci metterei del tutto l'incolpevolità del portiere, è un partito tardi, l'ha vista partire tardi, però si poteva probabilmente fare di più. In vantaggio l'Ambra, Poggio Chiaiano, ancora Marrocchi, stavo dicendo prima, che si sta prendendo, traversa di Tojčić, Basic, poi mette dentro il pallone Andrea Basic, rapace nel prendere questo pallone vagante all'interno dell'area, fa esplodere il palo a Vallauri. Lui è un giocatore che ha bisogno di sentire il calore della gente. Sì, sì, è un giocatore che mette in campo molto agonismo e lo fa assolutamente vedere, lo dimostra l'entusiasmo con cui il pubblico così accompagna le sue evoluzioni, molto anche molto acrobatico nelle sue cose, quindi sempre molta spettacolarità nelle sue evoluzioni. Infatti il gioco è fermo, Baraldi si lamenta del pallone che secondo
Il giocatore in maglia verde è deforme. Stavamo dicendo, Marrocchi spesso, anzi sempre decisivo in questa squadra a livello di impostazione, a livello anche di temperamento in questa squadra. Oggi si sta sobbarcando la squadra anche dal punto di vista realizzativo, già 2 gol su 4 per Pablito, che sta cercando di trascinare la squadra. Raupenas, gran gol, però qui c'è stato sostanzialmente anche un errore difensivo di posizionamento anche da parte della difesa di Carpi. Si è trovato in un 1 contro 1, bravo Raupenas, non è sembrato imbattibile però anche in questa occasione Baschi. Sì, qui l'errore era più difensivo che da parte del portiere, però non si sono capiti Toicic e Nicolas, che di solito nella sua zona si divertono tutti pochissimo. Stasera invece Raupenas si è trovato 2 soluzioni importanti consecutive, ha messo molto, molto del suo, soprattutto nel tabellino. E qui guarda, caro Lauro, rispetto alle altre partite, Toicic va a prendere l'illusione del gol, va a prendere il ferro dietro la porta. Qui la partita è diversa perché qui è stata studiata bene. Attenzione a Raupenas, grandissimo gol di Raupenas. Qui però la difesa sta facendo buchi da tutte le parti, è entrato con una facilità disarmante il terzino di Ambra Poggiocchiaiano. Male, molto male Terracugli in questo inizio difensivo di partita. Adesso però bisogna dire, caro Lauro, che qui la partita si sta mettendo abbastanza male, bisogna recuperare un po' di tranquillità. Probabilmente qui è stato snobbato un pochettino l'impegno dal punto di vista difensivo. Basic, grandissimo gol, bene in attacco Terracuglia, male in difesa. Sì, grandissimo attacco, una percentuale altissima, ma una difesa assolutamente fuori controllo. Viene portato Toicic a giocare centro dietro, come sempre era successo. Un po' il cambio difensivo con Molina risulta un po' difficoltoso, soprattutto quando la squadra gioca in questa disposizione, perché il cambio diventa molto lungo. Molina deve attraversare tutto il campo e quando la prima fase del Poggiocchiaiano è molto efficace e soprattutto veloce, anche nella rimessa è sempre molto difficile. Adesso molto mestiere da parte di Raupenas, che riesce a far combinare a Manuel Pulito una ammonizione che lo penalizzerà un po', un giocatore molto importante per la difesa carpigiana. Assolutamente un giocatore che al momento sta rendendo anche un pochettino meno delle aspettative in questa partita. Dicevo prima, poi mi sono perso nel commento della partita, un Ambra che difende in maniera molto particolare. Molte squadre quando sono venute a Pallavolo si concentrano sul raddoppio, se non addirittura ad andare a triplicare Basic. Invece qui vediamo Chiaramonti che spesso esce su Marrocchi, hanno già preso le misure il capitano della Terracuglia, l'ex Conversano, non gli vogliono far armare il braccio, preferiscono almeno per il momento lasciare libero e spazio a Molina e a Toicic. Entriamo in cronaca diretta, Baraldi, circolazione del pallone, Faggi, ancora Baraldi, Raupenas, il taglio di Dei che va a liberare lo spazio per Raupenas, bravissimo Davide Zoboli, e qui viene fischiato un tocco coi piedi, probabilmente, peccato perché l'azione difensiva di Zoboli era stata importante, su Maraldi, ancora Maraldi, circolazione del pallone, prova a far passare il pallone, abbiamo visto fare molto spesso da Venturi nell'ultima partita casalinga. Riparte Terracuglia con Toicic, Pulito, eccolo qui che non arriva, come dicevi bene tu Lauro, il cambio per velocizzare le operazioni. Marrocchi va a cercare dentro, Pulito, grandissimo gol, ma che giocata di Marrocchi, gliel'ha messa con un pallonetto delizioso, l'ha smarcato perfettamente solo davanti al portiere. Sì, questo campo probabilmente non aveva mai visto 3 giocate consecutive di un terzino centrale come Pablo Marrocchi, ha dato sfoggio a un vero campionario di passaggi smarcanti per il pivot, un campionario perfetto del vero terzino centrale. Ancora adesso Ambra che prova a spingere, Zoboli non ci arriva, Dei tutto solo davanti a Baschieri, grandissimo gol, è andata a metterla sotto le gambe del portiere ex Casalgrande. Riparte subito Terracuglia Carpi, cerca di riacciuffare subito il pareggio, gara che sta scivolando via velocemente ma perché è molto divertente. 18 minuti e 25 secondi al termine, si lamenta Basic, viene fischiato un'infrazione di tocco con i piedi da parte della difesa in maglia verde. Ancora possesso palla per Terracuglia Carpi, Terracuglia che ancora è costretta a inseguire. Non ci eravamo abituati, Lauro. No, eravamo abituati a prestazioni difensive di assoluto livello. Adesso la difesa ha un po' vacillato, adesso il cambio lo fanno solo quando è strettamente necessario e si gioca in sicurezza. Avete
avete sentito l'esplosione del pubblico. Terzo tempo cestistico per Martin Molina, che è volato in cielo ed è andato a metterla sotto l'incrocio. Qui puoi avere anche Di Marcello fra i pali, ma se lasci Molina tirare con lo specchio spalancato, francamente, difficilmente manca lo specchio della porta, Lauro. Sì, è diventato un giocatore molto continuo, molto più preciso di quando l'anno scorso. Adesso ancora Raupena su una vera spina nel fianco, adesso la difesa è un po' in difficoltà, è in grossa difficoltà anche Baschieri, ormai sta anticipando la parata, e Raupena non è il giocatore che si fa intimidire da un anticipo così, così marcato, diciamo. L'obiettivo ovviamente adesso, caro Lauro, di Stecca Serafini sarà quello di cercare di arginare Dei e Raupenas, che sono stati i fattori che in questo primo tempo stanno tenendo in vantaggio l'Ambra. Poggio Chiaiano, ancora Marrocchi, cerca un varco per Molina, chiuso benissimo anche da Maraldi, ancora Marrocchi, murato Marrocchi da Faggi. Pubblico qui di fianco a noi, siamo in trasferta, Lauro, siamo in mezzo al civilissimo pubblico ospiti. Sbaglia Marrocchi, contropiede di Ambra, Maraldi cerca Dei, che si incunea in difesa e va a metterla sotto all'incrocio. Torna al doppio vantaggio Ambra. Dei è un giocatore di una precisione chirurgica dal lato, non sbaglia un colpo. Sì, sì, molto, un giocatore estremamente affidabile. Corre tanto, è molto preciso, la loro prima fase è assolutamente ficcante, e contro la difesa schierata Raupenas e lo stesso Dei hanno creato grossi grossi problemi. Correggimi se sbaglio, attenzione a Marrocchi che cerca Molina, Molina va ad aprire per Toicic, Toicic prende l'ascensore a Toicic e c'è stata la parata di Di Marcello. Che parata che ha fatto con la punta del piede, l'ha levata dalla base del palo, veramente un gran portiere, ne abbiamo visti pochi di portieri così forti qui al Palavallauri. Ancora Terraquiglia palla in mano, un pochino demoralizzata anche dai continui interventi miracolosi del portierone ospite. Marrocchi va a cercare Toicic, Toicic per Molina, aveva lo specchio della porta aperto, Marrocchi si immaginava una conclusione di Martin Molina, rientra pulito, male in questo primo tempo Terraquiglia Carpi, forse così male, diciamo anche in fase difensiva l'avevamo ammirata solo a Bologna. Solo nel primo tempo di Bologna c'era stato uno smarrimento difensivo di questo tipo, probabilmente dovrebbero lasciare un po' il settore destro, lasciarlo giocare un po' di più e trovare una maggiore concentrazione del settore sinistro, che è sempre sempre in inferiorità numerica. Marrocchi dovrebbe abbandonare quel settore e dedicarsi maggiormente a una maggiore concentrazione difensiva nel settore sinistro della difesa. È un boato quello della squadra ospite, quello dell'Ambra Poggio Chiaiano, totalmente giustificato, perché massimo vantaggio di tutta la stagione qui al Palavallauri, un più 3 che non si era mai visto per la squadra ospite. Stecca Serafini ovviamente ci vuol parlar su, sembra al momento devastante quando Raupena sconverge verso il centro, sono già 5 le marcature su 10 per il terzino di Ambra Poggio Chiaiano, visibilmente nervoso anche Baschieri. È uno Stecca Serafini che al momento non pare aver trovato le contromisure per questo fortissimo terzino. E poi ci mettiamo anche che se la differenza è di 3 gol va anche attribuita a un Di Marcello straordinario tra i pali, almeno 3 interventi fantastici. È una partita tutto sommato, nonostante le disattenzioni di Carpi difensive, bellissima. Sì, sì, molto avvincente, a parte il Poggio Chiaiano che adesso subito di 3 ha fatto questo bel break che lo motiva oltremodo. Il Carpi ha avuto una difesa al momento molto faraginosa, praticamente non ha, è un Baschieri non brillantissimo, e quindi c'è venuta questa differenza. In attacco appunto ha lavorato sodo, a parte gli ultimi 2 palloni persi, e poi c'è stato un grande Di Marcello. Carpi che in teoria avrebbe qualche vantaggio dal punto di vista dei centimetri e dei chili del fisico, non è un'arma che al momento è stata sfruttata dagli uomini di Serafini, che cercano molto le conclusioni a distanza e poco di cercare di servire Basic, ecco che adesso viene a riprendere palla al limite dell'area. Marrocchi prova, vediamo se si alza in volo, pallina perfetta, Basic, Andrea Basic, cosa ha fischiato, Lauro? Esclusione per 2 minuti perché ormai era Faggi, subito era stato assegnato a Raupenas, esatto, 2 minuti per così, questi continui spinte su Basic. Basic viene trattato molto male,
e l'arbitro però se n'è accorto. È stata combinata questa prima infrazione di due minuti, questa prima esclusione di due minuti da Raupenas per la spinta a Basic che era già in volo, tanto qui bloccato Toicic da Marrocchi e da, incredibile, in esclusione di due minuti anche per Marrocchi, correggimi se sbaglio, sembra un pochettino che l'abbia fatto per non utilizzare due pesi e due misure. Sì, è un fischio di compensazione, chiaramente l'attaccante poggese era andato per far passare il tempo, si era agganciato quasi volontariamente a Marrocchi, vista l'inferiorità cercano di far passare il tempo e visto che mancano del loro giocatore migliore cercheranno di tenere la palla in attacco per far passare il tempo, ancora molto molto fiscale Iaconello. Pare che dopo un'esclusione combinare un'altra munizione è una cosa che non avevamo mai visto. Mamma mia! Andreone Basic! Maraldi si è alzato in volo, ha visto scuro, ha visto il cielo oscurarsi. Andrea Basic ancora palla tra le braccia di Ambra Poggio Chiaiano. Intanto la parità numerica è stata ristabilita con Marrocchi che è stato escluso per due minuti al pari di Raupenas. Probabilmente Lauro, i due giocatori migliori delle due squadre in questo momento sono seduti in panchina per l'esclusione. Dei, la parata! La parata di Baschieri, questa volta Dei non è sembrata efficace come al solito, la ripartenza di Pieracci che come spesso capita quando manca Marrocchi viene chiamato a impostare le azioni, è sceso Molina per lasciare il posto a Pieracci, Zoboli entrato ancora poco in partita, Toicic ancora a cercare l'ala con Di Matteo, anche lui un po' fuori dal gioco, Toicic pensa al tiro, poi viene murato, ancora un fischiato, un'infrazione, 12:52 al termine della prima frazione di gioco, 10 per gli ospiti Ambra Poggio Chiaiano, 8 per Terraquiglia che è sotto qui al Palavalauri e sta obiettivamente facendo molta fatica contro un'ottima squadra. Toicic di Marcello, che parata ancora, era già per terra, si era già tuffato, ha parato distinto con i piedi, bravo Pieracci a fermare Maraldi, ancora un'esclusione, sarà ancora un'infrazione, sarà ancora possesso per l'Ambra Poggio Chiaiano. Dobbiamo dire Lauro che questa squadra sta reggendo bene all'urto della Terraquiglia che sta provando a rientrare anche a migliorare in difesa senza il suo uomo migliore che era Raupenas. Sì, rientra in questo istante Raupenas che ha sempre creato grandi problemi. Adesso un'altra incertezza, diciamo così, per usare un eufemismo di Baschieri, praticamente un passaggio verso la porta. Non una serata brillante per Baschieri, speriamo si recuperi adesso giustamente. Serafini non gli dà il cambio, sarebbe cambiare il portiere nel suo momento più difficile, vorrebbe dire poi non poterlo mai più utilizzare, veniva da una bella parata su Dei, adesso speriamo che si riprenda, anche perché sennò il gap diventa molto molto elevato. Mamma mia, Martin Molina è il delantero, sta armando il braccio, se l'è vista solo all'ultimo di Marcello che si lamenta con Raupenas che gli aveva coperto la visuale, rientra anche Pablito Marrocchi. Dunque le buone notizie non finiscono per Terraquiglia in Ball Carpi, terzo gol di Marrocchi che al momento è top scorer insieme a Basic, 11 a 9, intanto c'è stata l'esclusione di Cipriani per del numero 73, Faggi è stato escluso per due minuti, dunque ancora in superiorità numerica Terraquiglia Carpi. Cerca adesso deve far valere la superiorità numerica in questa azione difensiva. Dei, che gol di Dei, ha trovato l'angolino al lato, Baschieri impreca, ma è veramente sfortunato anche Baschieri. Ambra sta trovando soluzioni incredibili, soprattutto è passata in vantaggio con l'uomo in meno, 12-9, Pieracci, Toicic, Marrocchi, vuole pensarci su, vuole ragionarci, entra Malavasi, esce Baschieri. Questo è un cambio che obiettivamente poteva essere fatto qualche minuto prima, ma come diceva Lauro, non si voleva penalizzare oltremodo il portiere ex Casalgrande, Toicic, Di Matteo, ancora Toicic, si alza in volo, Molina, murato da Raupenas, Zoboli tiene vivo il pallone, Toicic, 12-9, passivo, chiamato a Carpi, attenzione a Marrocchi, rete, Pablo Marrocchi! Tiene vivo questa partita, si sta caricando lui la squadra sulle spalle, 12-10, se il gap rimane tutto sommato contenuto in questo primo tempo abbastanza difficile per Terraquiglia Carpi, lo deve ai suoi uomini cardine, Toicic, Marrocchi e Basic, perché bisogna dire la verità, i due terzini Di Matteo e anche Zoboli non sono ancora entrati in partita. Sì, cioè, che molto viene data grandissima responsabilità a loro che se la sono presi finora.
e soprattutto in attacco hanno dato un grandissimo contributo. Adesso il Carpi è passato a una difesa mista sia su Maraldi che su Raupen. Adesso Iaconello ferma il tempo per un time out provvidenziale per il Poggio Caiano, che deve un po' ripristinare un po' quella tranquillità che ha avuto fino dall'inizio della partita. 9 minuti e 46 secondi al termine della prima frazione, un'Ambra che ci ha impressionato perché è una buona squadra, però secondo te, Lauro, potrebbe essere un handicap per questa squadra? Ottima sicuramente la panchina corta contro invece una panchina, quella di Terraquiglia Carpi, che ha saputo e ha dimostrato in queste partite di avere una intercambiabilità anche nei propri elementi della panchina importante. Sì, il patron Cerchiari è riuscito a portare tanti giocatori qui a Carpi, è riuscito praticamente a dare dei cambi che in altre realtà giocherebbero come titolari, quindi una grande opportunità che si è vista con tanti infortuni che si sono stati all'inizio del campionato, e il Carpi è sempre stato all'altezza della situazione proprio con questi giocatori che hanno sostituito i presunti titolari con grande autorità. Squadre che rientrano in campo, il possesso palla sarà per gli ospiti, Poggio Ambra, Poggio Chiaiano, una squadra che sta cercando di avere il massimo vantaggio per andare negli spogliatoi, probabilmente conscia anche del fatto di avere una panchina corta. Distanza, è entrato intanto anche l'altro Zoboli, Marco Zoboli, e a lasciargli il posto è stato Rvoi Tojčić, fa girare un pochettino la panchina, attenzione a Raupenas che prova ad alzarsi in volo, bravo Pieracci a portarlo verso il fondo e a non lasciargli lo specchio della porta spalancato, bravo, molto bravo Pieracci, esperienza per questo giocatore importante anche dal punto di vista temperamentale per Carpi. Si ripartirà col possesso palla per Ambra Poggio Chiaiano, ancora Baraldi che va ad armare Cipriani che è appena entrato. Palla, ancora circolazione di palla abbastanza fluida, bravo Pieracci, attenzione, ancora un possesso palla da parte conquistato per Ambra, attenzione a Raupena, si alza in volo, bravo Malavasi, è il nostro portierone Malavasi, va a disinnescare Raupena che era stato assolutamente devastante in questo inizio di partita, e vediamo se il nostro portiere saprà reggere l'urto e il confronto con il nazionale di Marcello. Pieracci fa girare la palla, circolazione di palla ancora per Molina, Marrocchi. Sì, siamo con tutti dentro l'area a cercare di tarpare le ali alla Terraquiglia Carpi. Attenzione, che palla! Che gol! Un gol eccezionale di Basic. Un tema abbastanza ricorrente questo. Marrocchi è l'unico giocatore probabilmente di questa squadra che ha le qualità, le capacità e il coraggio di servire Andrea Basic, che è veramente letteralmente murato dentro l'area, Lauro. Sì, poco spazio per Basic, però passaggi schiacciati a terra veramente di grandissima precisione, poi la rapacità, come dicevi tu prima, di Basic è assolutamente impressionante, e penso che questa grande qualità dell'attacco carpigiano, se la difesa troverà la giusta soluzione, faranno la differenza. Attenzione, qui viene fischiata un'infrazione grave a Marco Zoboli, un'infrazione grave poiché a mio avviso Lauro Raupena si era già in volo, gli viene infiscata invece una infrazione con il gomito, si scalda il pubblico anche che ha corso qui dalla Toscana, Raupena si rialza immediatamente, è un giocatore che gioca anche molto sulla recitazione, Raupena. Sì, beh, il mestiere è importante, come in tutti gli sport bisogna trovare così il giusto equilibrio tra la tecnica e la tattica, ma anche un po' l'esperienza. E dunque Carpi che sarà ancora in inferiorità numerica, bravo Di Matteo, che bravo Di Matteo, e qui invece c'era il fallo, giusto fallo da parte dell'Ambra, possesso palla che sarà tra le mani di Terraquiglia Handball Carpi, ma che bravo Di Matteo ad andare a riconquistare questo pallone, e questo potrebbe essere magari la spinta e la scintilla che fa entrare in campo in partita anche Di Matteo, e qui vedete De Stefano si è francobollato a Marrocchi, non gli vogliono più far ricevere palla, e ha ragione l'allenatore di Ambra, perché Marrocchi finora è stato l'unico a riuscire ad armare Basic al centro dell'area, Di Matteo per Pieracci, bella Pieracci, che numero che sta venendo a Pieracci, una virata in no look, non è arrivata la palla a Basic, Di Marcello viene considerata irregolare, la palla non è uscita al campo, 12-11, Terraquiglia che sembra essere rientrata in partita, Dei, qui forse c'era un'infrazione di passi, non fischiata alla squadra ospite, Maraldi, va a servire Cipriano, De Stefano, oh, bravo Malavasi, e poi Zoboli che si tuffa e consente al portiere di anticipare definitivamente Chiaramonti, Marrocchi fa ripartire la palla, in ritardo il suo uomo, Marrocchi,
gli viene fatta la classica cravatta, ancora un po' senso palla per gli ospiti, ma Rocky vuole che i giocatori si propongano e che non si nascondano dietro le maglie dei difensori. Rischiosissimo il passaggio di Pieracci, di Matteo, scavalca Basic, va a servire Pieracci, Pieracci viene fischiato addirittura sfondamento su Chiaramonti. Questa è l'interpretazione degli arbitri. Raupenas, bella questa palla per De Stefano, Malavasi, incredibile che parata ha fatto Malavasi. Sì, sì, è cambiato tutto con le parate di Malavasi. Prima Bascheri non era stato altrettanto efficace, chiaramente perdi la palla in attacco ma poi la recuperi con una parata sensazionale, poi si ricomincia di nuovo in attacco e cambia molto il morale. Tanti minuti che non vediamo un gol, perché le squadre adesso si stanno veramente equivalendo. Partita splendida. Ah, ma sbaglia Molina, la riconquista Pieracci, pareggio! Ha pareggiato Pieracci, va a trafiggere Di Marcello. La fascia destra, correggimi se sbaglio, di Ambra, sembra un pochettino la fase claudicante di questa ottima squadra. Sì, del resto la difesa, se si concentra in un settore, poi dall'altro è la famosa coperta corta, quando tu giochi la difesa mista, poi dopo sulla prima linea di difesa vengono a mancare i giocatori e quindi gli spazi aumentano e quindi i giocatori di prima linea trovano tanti più spazi. Bravo Zoboli, è rientrato subito in partita, è quello che gli viene chiesto, Lauro. Meglio Zoboli che Polito probabilmente in questi inizi di partita. Sì, Polito ha sempre dato delle prestazioni difensive di altissimo livello, adesso però forse l'equilibrio con Pieracci e Zoboli è più efficace, hanno capito che bisogna lasciare l'Ambra, lasciarlo giocare tutto il settore destro. Mamma mia, paratone di Malavasi ancora, paratone ancora su Raupenas, che è un giocatore che in questo momento pare avere, Terraquiglia ha trovato le chiavi quantomeno per limitarlo. 4:56 al termine, pari 12-12, Raupenas, muro di Zoboli, non c'è contropiede, esce dai propri pali il portiere di Ambra e qui viene fischiato un'infrazione a Pieracci. Maralli qui si è lasciato abbastanza cadere, ancora un possesso palla per quel che riguarda Ambra, Poggio Chiaiano, 4:38, 12 pari, è stata brava ma anche fortunata Terraquiglia a riuscire a riprendere questa partita. Zoboli, qui no, qui non sono convinto, perché Zoboli era andato in anticipo netto, Chiaramonti si è lasciato cadere visto si è anticipato, bravo però a recitare bene, a guadagnare ancora un possesso palla, Raupenas, dei, ancora Malavasi, sta parando tutto Malavasi, bravo, molto bravo, è nata da qui anche la rinascita della Terraquiglia. Carpi, Zoboli si alza in volo, Faggi lo mette per terra e sarà ancora un possesso palla per Terraquiglia. Partita senza soluzione di continuità, si vola da una parte e dall'altra, la più bella per ritmo e anche per emozioni sicuramente all'inizio del campionato per quel che riguarda Terraquiglia. Endo Carpi, Pieracci va a fare il playmaker, lascia l'incombenza a Marrocchi di spostarsi un po' sul lato anche per avere la visuale un po' più libera verso Basic. Ancora Marrocchi servito, rischiosissimo, ancora Pieracci, attenzione Pieracci, Martin Molina, bello per ancora per Basic, gol! Non sbaglia mai Basic e va a cercare la carica del pubblico, è un giocatore incredibile Basic, solo lui sa aizzare così la folla. Sì, oltre ad essere un gladiatore nella difesa avversaria ha anche questa capacità, diciamo, di coinvolgere il pubblico, oltre che per le sue imprese sportive, anche per questo carattere, questo agonismo che trasmette anche al pubblico. Ed è, caro Lauro, diventato il top scorer di Terraquiglia Carpi, scavalcando Pablo Marrocchi. Bravo Marrocchi qui, ottima fase difensiva su Faggi. Si riprenderà ancora con Baralli che cerca uno spiraglio. Lo trovo bello, bellissimo il passaggio per ancora Dei. Viene fischiato addirittura tiro di rigore. C'è stata probabilmente l'infrazione di Zoboli su Dei e quindi ci sarà un tiro piazzato per quello che riguarda gli ospiti, che hanno con questo tiro la possibilità di ritrovare il pareggio. Questo, ricordiamolo, è il primo vantaggio per quello che riguarda Terraquiglia Carpi in questa partita ed è questa anche una notizia. Maraldi va a spiazzare, molto bravo Freddo Maraldi ad andare a trafiggere Malavasi, Malavasi che però da quando è entrato ha cambiato la partita anche difensiva, esaltando anche la propria linea e premiando i propri sforzi con interventi incredibili. Si sta equiparando a Di Marcello, Molina, Pieracci, Basic va a prendere palla, ha bisogno di toccare palloni per entrare in partita Ironman. A cercare Marrocchi, Pieracci, bello il pallone per Di Matteo, rete! Entrata in partita anche Di Matteo, mancava Di Matteo, mancava la sua spinta, c'era entrata a dir la verità anche prima con quel bel recupero di palla, ma qui un bel dietro la schiena da parte di Pieracci e poi vantaggio 14-13 per Terraquiglia.
gli 1,53. Lauro, siamo sgolati un po' perché qua il pubblico urla e schiamazza, ma anche perché la partita è veramente splendida. Che bravo che era stato Di Matteo, bravissimo Di Matteo. Attenzione al contropiede, Pieracci si immola, rete, massimo vantaggio. Ma che bravo qui Terraquiglia a sfruttare anche l'indecisione di un attimo di Ambra. 15 per i padroni di casa, Terraquiglia e il Molcarpi, 13 per Ambra. Questo può essere un primo break, anche un primo magari salto in basso nel morale per quel che riguarda Ambra. Terraquiglia deve gestirla bene. 1,33, mamma mia, Faggi aveva cercato un'azione veramente importante, palla per fortuna out. 1,16 al termine, Zoboli, sembrano saltati gli schemi difensivi. Basic! Va a segnare anche Andreone Basic, diventano 6 gol per Basic, incredibile. 16-13, diventa corposo in questo momento il distacco, massimo vantaggio. Ultimo giro di lancetto, ultimo minuto, Lauro, sta prendendo il largo Terraquiglia. Sì, Borlacco dalla panchina poggese ha dato qua un cambio a Raupenas per tenerlo anche per il secondo tempo, un giocatore di grandi leve che si impegna molto. Però lasciato così imprudentemente solo diventa sempre molto efficace. Con Zoboli, Davide, che sembra essersi adeguato a Dei sull'out di sinistra, di destra per quello che riguarda Carpi, resta davvero Raupenas, giocatore longilineo con braccia lunghissime e anche molto potenti, è possessore di una frustata nel suo braccio destro notevole. Fa circolazione di palla, vuole tenere la palla per l'ultimo possesso, Terraquiglia Carpi, Molina, incredibile paratone da parte di Trinci, che in questa parata non ha fatto rimpiangere Di Marcello ed è tutto dire. 7 secondi, 6, Marrocchi va alla conclusione, Murata, e finisce con la sirena l'ultimo tiro di Trinci, addirittura in porta, para Malavasi. Finisce il primo tempo, Lauro, noi ci catapultiamo sul buffet che mette a disposizione Terraquiglia e Molcarpi. Minuto e punteggio, anzi parziale di primo tempo, 16-14, una partita che si era messa decisamente male. Bravo Stecca Serafini a trovare le mosse e a raddrizzarla. Ci sentiamo con il commento al secondo tempo di questa entusiasmante partita, scontro al vertice. E ricomincia dunque il secondo tempo di questo scontro al vertice tra Ambra e Terraquiglia Carpi. Se mi sentite parlare strano, io lo ammetto, sto ancora mangiando. Lauro mi ha appena raggiunto, dobbiamo fare due chiacchiere con gli arbitri perché lo spazio tra il primo e il secondo tempo deve durare di più. Sì, assolutamente, perché il buffet sta raccogliendo molto più entusiasmo che la partita, che pur essendo una partita straordinaria, ancora Basic viene dato il vantaggio, poi l'arbitro di fondo invita tutti a recuperare. Ma non solo Di Marcello, ma anche Trinci, questo è un ottimo portiere, gran parata su Basic, viene fischiato un tiro di rigore, Ambra che ha immediatamente la possibilità di rientrare in partita. Sì, beh, è normale, una squadra a cui non bisogna dare troppe possibilità di rientrare, bisognerebbe cercare di così mantenere quel gap che consente di giocare più tranquillamente, però questa non è certo la partita che lascerà al Carpi la possibilità di distrarsi più di tanto. Maraldi contro Malavasi, vediamo, si ripropone la sfida, in vantaggio Maraldi, mamma mia che gol, grandissima sicurezza per questo giocatore, ha fatto rimbalzare la palla molto lontano dallo specchio della porta, bravo, molto bravo. 15-16, vantaggio minimo per Terraquiglia e Molcarpi. Appena iniziato il secondo tempo, amici sportivi di TRC, 28-25 al termine della partita. In campo anche Carlino Sperti, classe 95, ex Conversano. Pablo Marrocchi, finta di Pablo. Pieracci viene fermato a Chiaramonte. E qui c'è possesso palla ancora per Terraquiglia e Molcarpi. Marrocchi, Molina, ancora Marrocchi. A cercare Pieracci, ancora Molina, vediamo se va a cercare Sperti o la conclusione, palo, base del palo, sfortunato qui Martin Molina, si rimane sul 15 per Ambra Poggio Chiaiano, 16 per quel che riguarda Terraquiglia e Molcarpi, 27-51 al termine, attenzione a Faggi, bravo, era sembrata regolare la murata di Basic, mentre invece l'arbitro consegna ancora il possesso palla agli ospiti.
in maglia verde oggi, ottima squadra, ci teniamo a ribadirlo, ottima, ottima questa squadra. Doppio pivot per l'Ambra che prova a riempire l'area per lasciare magari spazio ai tiratori, magari a Raupenas, attenzione a Dei, Dei va a cercare in area il numero 77 Chiaramonte che trova il gol del pari, sarà una partita tirata caro Lauro fino alla fine. Sì, sì, una squadra che non molla mai, una squadra che ha grande talento, sta interpretando tatticamente in modo eccellente la partita, un bellissimo match, miglior match che abbiamo visto finora in questo girone di andata della prima divisione nazionale, probabilmente due squadre che si troveranno anche ai playoff. Grandissimo gol, Andrea Basic, e i gol sono diventati 7 per il centralone croato, fantastica la partita di Basic, servito caro Lauro, neanche a dirlo, da Pablo Marrocchi. Sì, adesso Marrocchi ha preso fin dall'inizio, non solo adesso, lui è un grandissimo giocatore, sta mettendo in campo veramente tutto, adesso appena la difesa troverà le giuste contromisure, soprattutto nel settore sinistro dell'attacco di Ambra Poggio a Caiano, ecco, è lì che bisogna trovare la soluzione. Un'azione abbastanza irregolare quella di Pablo Marrocchi sul numero 77 Chiaramonte, fermato anche Raupenas da Zoboli, continua Lauro a tenere in panchina Pulita, a preferire Zoboli. Sì, l'equilibrio difensivo è una cosa molto complessa, adesso stanno la difesa del Carpi, sta trovando la giusta concentrazione nel settore di Raupenas, adesso costringendolo a spostarsi, probabilmente ha trovato dei brutti clienti là, adesso ancora Faggi che... Una magia ancora di Dei qua. Veramente. Eh sì, è Dei, gran giocatore, lo ribadiamo ancora una volta, gran bel giocatore questo terzino Dei, 17 pari, la partita resta splendida, ben giocata dalle due squadre, un battibecco prima tra l'arbitro Pablo Marrocchi, sente anche il nervosismo, anche il nostro capitano, il nostro giocatore simbolo anche della nazionale, ancora Pablo, andiamo Pablo, serve Molina, si alza in volo, Martin, palo, pieno, trema ancora la porta difesa da Trinci. Ancora Di Matteo, cerca di andare via al numero 7 di Stefano. Sarà ancora un possesso palla per Carpi. Basic, Marrocchi. Molto fiscale l'arbitro. Con Di Stefano, con Di Matteo. Pieracci, Basic. Vediamo cosa si inventa. Sale in volo. Gol incredibile! Incredibile gol di Pablo Marrocchi. Si è appoggiato col fisico su Raupenas. Un fenomeno Pablo Marrocchi, un preziosismo questo di Pablo che sta mettendo in mostra tutto il campionario, come dicevi tu nel primo tempo. Sì, sì, un libro del playmaker, come mi ha chiamato una volta, del terzino centrale, un libro scritto in questo gran primo tempo che ha fatto e di questo grandissimo inizio di seconda frazione di gioco. Sono scorsi 5 giri di lancette, equilibrio totale qui al Palavallauri, spettacolo incredibile. Fallo di Marrocchi, ancora fischiato il possesso per Ambra Poggio a Chiaiano, Raupenas, qui probabilmente c'era lo sfondamento, grandissimo gol di Maraldi che si era però fondamentalmente fermato Malavasi perché lo sfondamento sembrava chiaro, limpido su Basic, 18 pari, continua la situazione di parità totale sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista del risultato, 24 minuti al termine della partita. Squadra in perfetto equilibrio, Molina serve Marrocchi, vediamo se si riesce a diventarsi qualcosa. Infrazione di 2 minuti sul numero 6 Cipriano che aveva cinturato Basic, che mostra la maglia che era diventata addirittura sciapa, larga, dal gran che gliela tirano. Si riprenderà con Basic, massimo vantaggio possibile adesso per terra Quiglia Carpi, che avrà l'uomo in più da gestire in questi 2 minuti di possesso. Ancora Marrocchi. Di Matteo, Marrocchi, vediamo cosa si inventa, Marrocchi, Molina, qui ha preso uno schiaffo clamoroso, abbastanza scorretto Maraldi che si era visto scavalcato a dare uno schiaffo a Molina, che è andato comunque a segnare il 19-18, qualche protesta dalla panchina di Carpi, terzo gol per Molina che deve dare la sensazione di essere ancora freddo, di doversi ancora scaldare, di dover ancora scaldare il braccio, Maraldi. Circolazione di palla per Ambra Poggio Chiaiano, Raupenas si porta in giro Sperti, chiaramente a servire ancora una volta De Stefano, cerca un varco, Dei trova il varco, bravo Malavasi a parare, Basic fa ripartire l'azione, contropiede di Matteo, attenzione al contropiede di Matteo, bello contropiede di Matteo, saltato, gol, la palla entra, un gol incredibile e anche infrazione di 2 minuti fischiata a Maraldi.
Dunque, Carpi potrà gestire, Lauro, doppia superiorità numerica con due gol di vantaggio. Sì, sì, molto frazione di gioco, molto ben gestita dal Carpi. Il Poggio Caiano fa un po' fatica adesso a gestire il tutto, sono sempre gli stessi giocatori. Adesso contro la difesa mista è sempre difficile. Adesso loro non sanno bene come i giocatori sono sovraccaricati, Raupenas e Maraldi sono sovraccaricati di responsabilità e quando subiscono la difesa mista chiaramente tutto si affusca, si appanna. Grandissimo gol di Raupenas, ha fatto saltare Zoboli e Pieracci con una finta di tiro e poi è andato a mettere in porta. Io sto contando con le X, settimo gol per Raupenas, terzino fondamentale, e diceva bene Lauro qui di fianco a me, non l'avete sentito ma ve lo riporto io, in doppia inferiorità numerica l'Ambra riesce a rimanere agganciata a terra qui a Carpi, 19 infatti gol per gli ospiti, 20 per i padroni di casa, 22 minuti al termine. Di Matteo deve velocizzare l'operazione di Pablo a cercare il gol che arriva, gran gol di Pablo Marrocchi, grandissimo gol, è il quinto oggi per Pablo se non mi sbaglio, è record stagionale. Sì, sì, molto responsabilizzato, molto molto efficiente, precisione altissima, gioca adesso, avevamo il vantaggio della superiorità numerica, però sta veramente tenendo sulle sue spalle tutta la squadra. Doppia superiorità che persiste, adesso attacco dell'Ambra che ha tutto interesse a fare scorrere il cronometro e questo è un passi clamoroso, passi, attenzione a Pieracci, vediamo se cerca il lancio Airball, non è così. Di Matteo va via De Stefano, rischia di perdere palla, Zoboli, che forse ci stava l'infrazione di passi, chiamata a gran voce dal pubblico caldissimo, ha corso qui anche dalla Toscana, Pieracci, siamo vicinissimi al rientro di uno dei due esclusi da parte dell'Ambra, persiste al momento la doppia inferiorità numerica, palla dentro per Basis, brutta palla persa, Cipriani, De Stefano, contropiede, Dei, questo è un gol sanguinoso caro Lauro, perché Ambra trova il gol in doppia inferiorità numerica addirittura. Sì, una palla mal gestita in attacco, forse la prima per Basic che se l'è vista proprio schiacciare in prossimità del suo 43 pianta larga, grande difficoltà. Incredibile traversa di Pieracci, aveva fatto tutto bene, tanto si riduce l'inferiorità numerica a un solo uomo per quanto riguarda Ambra. 20 minuti e 42 secondi, non sta riuscendo Terraquiglia Carpi a gestire bene il doppio vantaggio, Molina, palla a lato, s'arrabbia Marrocchi che vuole maggior precisione dal suo compagno di squadra, rientra Zoboli, Polito ancora in panchina, lo richiama però Serafini, probabilmente lo sta scaldando per il finale, 20 per gli ospiti, 21 per Terraquiglia Carpi, 20 minuti netti al termine delle ostilità, equilibrio totale, però al momento Lauro là. Il fatto che abbia la panchina corta Ambra non lo sta supendo. No, finora stanno tenendo il campo molto molto bene, adesso provano ad amministrare, hanno dato un cambio al pivot, hanno dato vari cambi, adesso un po' la fatica si farà sentire anche per loro. Attenzione, ha cercato Zoboli si incunea e questo è un fallo brutto, questo è un brutto fallo, questo è un brutto intervento, vediamo cosa decide l'arbitro, niente, semplice possesso, sembrava un placcaggio in piena regola questo. Si rimane con la palla tra le mani di Carpi, Pieracci, entra Roy Tolicic e adesso Serafini vuole scaldare le proprie bocche da fuoco, è il momento adesso, se ce n'ha Carpi, di mettere un po' di gap, ristabilita la parità numerica intanto, male Terraquiglia non aver approfittato della doppia superiorità, circolazione di palla per i padroni di casa, biancorossi, ancora Marrocchi, Tolicic, finta, ancora Marrocchi per Pieracci, bellissimo gol! Poca abitudine a giocare una partita sul filo per così tanti minuti consecutivamente. Sì, lui è un giocatore che è molto, molto determinato, sa di avere una grande responsabilità e adesso ha passato un'altra palla importantissima a Basi trasformandolo nel top scorer del match.
l'asse Basic Marrochi anche per questa ottima squadra che oggi stiamo ammirando al Palavallauri. Sembra francamente cosa impossibile da marcare. Sì, adesso quando trovano questo feeling riescono a essere veramente implacabili. Adesso un'altra palla recuperata, ben parata da Malavasi, tutti protesi verso la prima fase, ma nessuno a recuperare il pallone. Malavasi ha fatto un paratone eccezionale. Come ha fatto Malavasi a schiacciare la palla al di sotto delle gambe? Bravo era stato Dei, ma bravissimo qui ancora Malavasi. Rimane il triplo vantaggio, il massimo vantaggio per Carpi, 23-20, quando mancano 17 minuti e 40 secondi. Rallenta giustamente le operazioni Pablo Marrochi. Adesso che deve fare la partita? È Lambra, Poggio Chiaiano, ancora Marrochi, cerca Toicic, gli libera lo spazio, viene fischiato passi a Marrochi, non molto convinto il capitano di Carpi e perno della nazionale. Raubenas porta avanti la palla per quel che riguarda Lambra, ancora Raubenas, Maraldi a cercare Paggi, gli concedono minuti e spazio. Paggi, ancora Maraldi, Caramonti, ancora Paggi, paratone di Malavasi. Abbiamo chiuso la porta, caro Lauro, non entra più niente. Sì, quando il portiere para il tabellone ne risente molto molto positivamente. Eh sì, dicevi bene tu. Intanto noi volevamo dire, io avevo da fare una lamentela, caro Lauro, io sono ancora al piatto, io non riesco a finire. La partita non mi sta dando il tempo di finirmi quello che il buffet mi aveva offerto. Lauro, ci rifacciamo a fine partita, dai. Certamente, adesso Toicic aveva avuto una buona iniziativa, ma Trinci non si è fatto beffare da questo tiro. Adesso di nuovo in attacco il Lambra Poggio Caiano, un contatto con Sperti. Intanto è rientrato in campo Emanuel Polito, dunque Serafini lo rischiera, però lo schiera dalla posizione opposta. Vuole cercare di limitare De Stefano, un giocatore che non è ancora totalmente entrato in partita, ma è un giocatore che può dire la sua. Intanto in area Minori riceve, un giocatore quantomeno pittoresco per la barba, che ricorda molto quella di Moscardelli. Raubenas alza troppo il tiro, viene fischiata comunque un'irregolarità, pare di Sperti. Si lamenta Serafini direttamente con Raubenas, che ci sorride su e dice vabbè, tu protesti, io il fallo l'ho preso lo stesso. Raubenas prova a conclusione alta, sembra avere il braccio stanco e qui viene richiamato sostanzialmente il rifacimento della rimessa dal fondo. Boh, non si riesce a capire perché. Fiscalissimi due arbitri internazionali qui al Palavallauri, ma fa tutto parte dello spettacolo. Tanto Marrochi chiede di fermare il gioco perché la palla sembra essersi usurata, l'arbitro invece dice continua. 15-34 al termine della partita, 23 Terraquiglia Handball Carpi, 20 per quello che riguarda gli ospiti. Il punteggio sembra essere ormai fossilizzato su questo vantaggio di 3 da parte di Carpi. Pieracci cerca di andare via Faggi, Marrochi va via De Stefano, bravo Faggi con lo scivolamento a tenere la posizione e viene fischiato qui un'irregolarità. Carpi può ripartire può ripartire Ambra Poggio Chiaiano, viene fischiata adesso la sostituzione della palla, visibilmente danneggiata. E qui Lauro, in una fase di stop della partita, diciamo, da una parte e dall'altra gol a Grappoli nel primo tempo, complice anche le grosse difficoltà difensive da parte di Carpi. Adesso che Carpi ha trovato, come si dice, il bando della matassa, la vena realizzativa di entrambe le squadre, dobbiamo dire, è calata notevolmente. Sì, adesso le squadre cercano di gestire bene perché è molto impegnativo e naturalmente questo, il risultato di questa partita è estremamente importante per entrambe le squadre, quindi c'è molta molta attenzione tattica, quindi tanta lentezza, tanto possesso di palla, meno rischi come ci sono stati nel primo tempo. E poi ovviamente avendo una batteria di palleggiatori, notevole attenzione a Raubenas, paratone di Malavasi, ha chiuso la porta, Raubenas non segna più. Come dicevo, avendo una batteria di palleggiatori importanti ed essendo in vantaggio di 3 gol, Terraquiglia ha tutto da guadagnarci. Ha tutto da guadagnarci a trattenere il possesso di palla il più possibile. Qui Menori aveva fatto un passi clamoroso, bravo Di Matteo a recuperare un altro pallone, contropiede Sperti, Di Matteo contro solo il portiere, attenzione, che parata di Trinci, che parata di Trinci. Però Lauro, 2 contro 1 è stato un delitto non finalizzare questa azione. Palla arriva De Stefano, Malavasi, palo, Menori viene bloccato da Toicic, venivano fischiati 2 minuti a Piccinini. L'hanno chiuso in due con un certo anticipo perché lui ha palleggiato.
l'arbitro non se l'è sentita e ha combinato due minuti a Pieracci, che lascerà la sua squadra in inferiorità numerica. Priorità numerica di due minuti, saranno due minuti importanti, due minuti nevralgici. Entriamo e siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di partita. 14-0-2 dice il tabellone, 20 per Ambra Poggio Chiaiano, 23 per Terraquiglien Bolcarpi. Intanto andiamo a dire che oggi è una giornata dove si giocano tanti testa coda, perché nel turno odierno abbiamo anche un importantissimo Estense Teramo che dirà molto sulla classifica. Alla fine di questa giornata avremo una classifica disegnata molto in maniera delineata, vedremo se Ambra dovesse riuscire a fare il colpaccio qui a Carpi, avremo una classifica che si restringerebbe soprattutto per quello che riguarda la parte alta della classifica. Se Carpi dovesse riuscire a vincere e magari Teramo avesse un piccolo inciampo in quel di Ferrara, avremo una classifica che per Terraquiglia sarebbe un'autostrada spianata. Sì, sì, molto molto importante questa partita per la classifica, per quello che sarà il girone di ritorno. Anche negli altri gironi ci saranno le partite decisive con Bolzano e Bressanone e con Fasano che gioca in casa, anche lui, anche Fasano nel girone C non ha ancora perso una partita, quindi alla fine di questo girone di andata si vedranno veramente i reali valori delle squadre in campo. Si riprende dunque fischio della... L'arbitro si riprende con Chiaramonti che gioca per Maraldi, ancora Maraldi a scambiare con Faggi, scambio ripetuto, sei uomini dentro l'area adesso per Carpi che vuole cercare di limitare Raupenas, Palavasi. Io, caro Lauro, ho finito i termini per definire questo portiere con l'uscita di Di Marcello, è lui ad essere salito in cattedra, si sta prendendo tutti i riflettori di questo palcoscenico che è il Palavallauri, che ancora una volta a livello di pubblico, nonostante una giornataccia fuori dalle mura del Palavallauri, è un pubblico spettacolare qui oggi, Lauro. Sì, sì, una grande cornice di pubblico, una bella partita, il secondo tempo non ha avuto la... ancora Pablo, una delizia, veramente, dicevamo, ormai abbiamo detto tutto di Pablo Marrocchi. Lauro, ti strappo il microfono, che giocatore è Pablo Marrocchi, è andato in terzo tempo, ha svettato addirittura su Raupenas, Di Matteo, che bravo che Di Matteo, anche terzo pallone recuperato da parte di questo giocatore che c'era mancato tanto il suo dinamismo. Ma io mi fermo ancora un minuto soltanto per cercare, è stato due minuti per Faggi, prima sanzione di due minuti per Faggi, seconda per quello che mi riguarda. Ma Marrocchi oggi ha fatto una partita spettacolare, l'ultimo gol è andato in terzo tempo, ha preso l'ascensore, l'ha piazzata sotto all'incrocio perfetto, anche un ottimo portiere come Trinci non poteva farci nulla qui, Lauro. No, veramente una cosa che ha del sensazionale, nel senso che il livello della squadra lo conoscevamo bene, però diciamo questa è una high performance, direi decisamente al di sopra di ogni nota positiva per Pablo Marrocchi. 24-20, 12-46 al termine, comanda Terraquiglien Bolcarpi in una partita veramente splendida da vedere, da commentare. Noi siamo dei privilegiati, Lauro, a commentare questa splendida partita. Diciamo anche una stranezza di questa partita. Generalmente il tabellino come top scorer se lo dividono Toicic e Molina, oggi invece Basic e Marrocchi sono 8 gol, fantastici questi due giocatori, ma fantastico anche, io mi permetto di dire, anche Di Matteo con 3 palloni recuperati, il suo dinamismo sta dando tanto. Marrocchi, cosa ha fatto Pablo Marrocchi? Ma avete visto cosa ha fatto? Io, amici sportivi, ho finito i termini, cosa ha fatto? Una virata su De Stefano, lo ha scherzato e poi è andato piano piano a metterla sotto alle gambe a Trinci. Che giocatore è Pablo Marrocchi? Sì, il giocatore migliore che si è visto in questo campionato e in questo girone, con questa partita ha sancito in maniera definitiva la straordinaria superiorità che ha in questo ruolo, in tutto il campionato italiano. Lo vogliamo, caro Lauro, fare un complimento anche a quel Cerchiari che ha speso tanto, ha investito tanto. Di Matteo, la palla balla su tutto la linea, Di Ponte finisce fuori, fallo. Maraldi fischia il tiro di rigore, una irregolarità del numero 13 di Ambra su un Di Matteo che era già in volo, stava per andare alla conclusione. Indovina chi lo vuol battere, Lauro? Penso che Pablo vorrà arricchire il suo score con un altro preziosismo. È un cannibale oggi, non lascia niente, assist, gol, tira anche rigore, stavolta va a esaltare Trinci. Bravo Trinci, perché è andato il giocatore sicuramente che oggi sta prendendo la vetrina. 11 minuti netti al termine delle ostilità.
Ciotti è stato molto, molto interessante, non ha in attacco anche perché giocando di fianco a Pieracci non ha grandi possibilità di trovare spazi, visto che l'assetto di attacco è molto complicato. Poi Maraldi sfrutta con un tiro in appoggio uno spazio molto, molto delicato che sorprende. Angusto, un pertugio è andato a trovare Maraldi per trafiggere Malavasi. Io mi permetto di dire, solo questo poteva trovare Maraldi per trafiggere un portiere che da quando ha dato il cambio a Baschieri ha fatto capire, ultime prestazioni eccellenti di Baschieri, però Malavasi. Sì, Baschieri stasera aveva iniziato con un doppio intervento fantastico, poi la difesa non l'aveva tutelato molto, lui era stato incerto in alcune decisioni, però capita per un portiere, è evidente che quando il portiere sbaglia un po' di più ci se ne accorge subito perché la palla va dentro, quindi è sempre difficile. Brutta palla qui di Molina per Marrocchi che gliela restituisce, ancora Pablo, contrastato da Paggi, bravo Trinci, non l'aveva nemmeno visto partire qui, molto bravo Trinci, adesso pare essere una sfida personale tra Trinci e Marrocchi, attenzione a Faggi vede un pertugio, ci si infila, De Stefano, ancora la palla arriva a Maraldi in qualche modo, Faggi era stato spiazzato dalla traiettoria beffarda disegnata dal terzino di Ambra. Maraldi va a cercare la conclusione facendo passare la palla sotto l'ascella di Tojcic, Malavasi sicuro, bravo, 4 gol di vantaggio, Molina, male Molina qui, andava sfruttata meglio, non deve staccare la spina caro Lauro Terraquiglia Carpi, sono solo 4 gol di vantaggio. Questa è un'ottima squadra, soprattutto ci sono ancora 9 minuti da giocare. Sì, la partita è ancora lunga, non c'è un margine sufficiente, adesso Maraldi viene trattato bene con una difesa mista, si lascia tutto a Rau Penas che col suo mestiere cercherà di porre rimedio al tempo che passa soprattutto. Non si è concretizzato il vantaggio per Ambra, giusta la chiamata arbitrale, attenzione, bravissimo Dei, trova il settimo gol, andiamo a fare un po' di raffronto e ha pareggiato Rau Penas, quindi gran partita anche per Dei, 8:42 al termine, solo 3 le distanze che sulle tre le reti che dividono le due squadre, ci sarà da soffrire cari amici sportivi di TRC qui al Palavallauri fino alla fine, io e Lauro soffriremo con voi, time out chiamato, ci vuole parlare su il tecnico di Ambra, la vuol tenere la tensione dei suoi alta fino all'ultimo secondo di questa tiratissima partita. Sì, bisogna tenerla viva da un punto di vista tattico e soprattutto da un punto di vista del risultato, quindi molto interessante anche il tempo giusto, visto la squadra con qualche problemuccio. Anche se Trinci adesso ha fatto veramente l'impossibile con 3 soluzioni, con 3 paratone che hanno consentito al Poggio Caiano di rimanere dentro la partita. Eh sì, perché Di Marcello sta facendo ancora stretching, evidentemente qualche problemino per il portierone di Ambra, Poggio Caiano e della nazionale italiana. Vediamo time out abbastanza concitati, la partita è molto sentita, entrambi gli allenatori sanno che questa partita è uno spartiacque importante, in caso di vittoria dell'Ambra si ricucirebbe lo strappo tra le due squadre, in caso di vittoria di Terraquiglia probabilmente si scaverebbe un solco incolmabile per qualsiasi squadra. Sì, anche se poi Poggio Caiano avrà la possibilità di avere l'ultima partita in casa, quindi rimanere agganciati nella classifica è per loro un elemento assolutamente fondamentale per il loro campionato. Però caro Lauro, correggimi se sbaglio, ma i gap più importanti a livello di punteggio finale Terraquiglia Carpi li ha dati fuori. Sì, no, la squadra gioca molto serenamente fuori, è consapevole, qua sente la grande responsabilità di una partita importante, forse la più importante, assolutamente la più importante del campionato, quindi un po' il peso psicologico chiaramente si fa sentire. E poi Carpi ha di buono che, attenzione a Tojcic, gran gol di Ervoi Tojcic, al male questo enorme giocatore che si accende troppo a intermittenza, Lauro. Sì, adesso gli è stato dato un cambio, lui non gradisce molto essere sostituito, però quando è il momento, lui da grande tiratore qual è, sicuramente tira, poi può azzeccare la soluzione o no, però lui sa che quando entra in 9 metri e ha la palla lui sa che deve tirare. Quanto è fastidioso Di Matteo, in senso buono ovviamente per noi, va a pressare qualsiasi cosa, bravo qui Basic a metterci in mezzo, attenzione. Schiatti 2 minuti a Basic. Questa è assolutamente una segnalazione fiscale da parte del binomio arbitrale. Assolutamente,
è andata a trafiggere Malavasi. 26 Taraquilli Handball Carpi, 23 Ambra Poggio Chiaiano, 7 minuti, scorre beffardo il cronometro per i nostri ospiti. Oggi qui al Palavallauri, Carpi deve essere brava a gestire. Intanto Raupenas con questa marcatura torna al top scorer di Ambra, superando di uno il terzino Dei. Ancora possesso palla, 6.55, Pieracci, Marrocchi, fa servire Carlino Sperti che viene a prendere palla e a cercare fortune anche sull'arco dei 6 metri. Ancora Toicic cerca spazio, Toicic paratone e poi va a cercare il, va a trovare il gol. Anche a me era sembrato dentro l'area, guarda. Sì, una c'era, ma diciamo che dalla nostra postazione diciamo che non vediamo bene, però quello che abbiamo visto era che Arvoi Toicic probabilmente aveva commesso fallo di infrazione di invasione d'area. Era sembrato dentro l'area obiettivamente, giuste probabilmente le proteste dei tifosi ospiti. Raupenas va a cercare De Stefano, terzo tempo perfetto, gran gol di De Stefano. Ambra è una squadra che mi sta piacendo tantissimo perché con i nervi, con la voglia e con la foga sta tenendo aperta questa partita nonostante le indubbie qualità di questa squadra. Sì, sì, sono rimasti sempre attaccatissimi al risultato, hanno avuto anche due esclusioni contemporanee, quindi una doppia inferiorità numerica, vuol dire che è una squadra di carattere, una squadra che sicuramente farà tribolare qualsiasi avversario. E poi Carpi, diciamo la verità Lauro, ha un vantaggio che Teramo e Ambra si stanno annullando dietro Carpi. Sì, sì, questo è importante perché anche le altre squadre stanno facendo il loro campionato, è sempre difficile per tutti, soprattutto per... Adesso viene dato un grande vantaggio a Raupenas che su passi riesce a tirare, fa rimanere agganciato il Poggio Chiaiano al risultato. 25-28, non ci schiodiamo da questo più 3, 25 Ambra, 28 i padroni di casa, Taraquilli Handball Carpi, 5 minuti al termine, una partita equilibratissima, bellissima, splendida, è rientrato intanto Baschieri al posto di Malavasi, fa girare palla, sfrutta tutti i secondi a propria disposizione Carpi per cercare di sminuire le velleità di Ambra, Poggio Chiaiano, aia, sbaglia Martin Molina, contropiede, Chiaramonti va a cercare Cipriano, Pablo Marrocchi, ha fatto anche il difensore. Ma cosa gli possiamo chiedere a Pablo Marrocchi? Niente in più di quello che sta lui la palestra. Esatto, dovrebbe pulire, smontare i cartelloni e dare una pulitina. Chiude Pablo stasera, noi ce ne andiamo quando sarà ora, sta facendo tutto lui. Un giocatore magnifico. Diciamo, io mi sbilancio, che probabilmente quella ago della bilancia in questa partita è stata proprio una vena realizzativa magistrale, unita alle solite qualità temperamentali di qualità di Pablo Marrocchi. Attenzione ancora, Raupenas va a cercare il fallo e lo trova e viene ammonito Stecca Serafini. Boh, anche qui, vabbè, partita che viene comunque volutamente tenuta sui binari della tranquillità dai due espertissimi arbitri. Raupenas va a trovare un altro gol, ancora un'indecisione da parte di Baschieri. Attenzione Lauro, perché sono quattro giri di lancette ancora e solo due gol a dividere le due squadre. Sì, sì, il tempo gioca per chi è davanti, però loro hanno ricucito con grande attenzione, sono molto molto attaccati al risultato e questo ci ricorda un po' la partita dell'anno scorso dove il Poggio Chiaiano era stato sotto anche di 5, poi ha agganciato il risultato allo scadere, poi ha vinto ai rigori. Che palla di Marrocchi per Di Matteo, traversa, incredibile! Traversa di Matteo, sfortunata Carpi che purtroppo vede Ambra rimanere incollata questa partita con le unghie e con i denti, ma con merito, Faggi va a cercare De Stefano, attenzione, rete, attenzione perché la partita è totalmente aperta, 27-28, qui c'è stato un errore nello scalare della difesa di Carpi e poi sinceramente c'è stato il cambio in porta, giusto perché vuole ovviamente motivare Baschieri, però delicatissima adesso la situazione per quello che riguarda Carpi. Sì, sì, molto molto delicata, però ci sono i giocatori che sanno cosa devono fare, stasera un Marrocchi ispiratissimo, vedremo cosa succederà. Dai, 2 minuti. E qui assolutamente, chiaramente andava assolutamente escluso per 2 minuti perché questo era un fallo gratuito successo dopo, magari a volo già iniziato da parte di Basic. Invece solo possesso per quello che riguarda Carpi, 2.36 al termine della partita. Toicic, Marrocchi, viene tenuto alto Pieracci da Chiaramenti.
ancora Marrocchi, vediamo cosa si inventa. Toicic, ancora Pablo, Marrocchi, finta, cerca la conclusione. Ancora un intervento arbitrale per un intervento irregolare di Faggi su Marrocchi. Ancora Basic fa ripartire. 2-11 al termine, ultimi due giri di lancette, Marrocchi a cercare Basic, mamma mia, palla alta sulla traversa, attenzione, palla alta sulla traversa, rientra Rao Penas, attenzione, si giocherà probabilmente la carta del time out, l'allenatore di Ambra, 120 secondi precisi, 27 per chi attacca e sono gli ospiti, Ambra Poggiochiano, 28 per chi difende, gli ospiti, padroni di casa, Terraquilli and Bolcarpi, squadra fino al momento imbattuta. Chiaramente, fase abbastanza delicata, viene chiamata la sospensione da parte dell'arbitro per un intervento, mi è sembrato un blocco da parte di Chiaramenti su Carlino Sperti che rimane a terra. Sì, il blocco era stato portato in movimento e quindi poteva anche essere interpretato diversamente, chiaramente lì Chili hanno giocato un ruolo determinante, Sperti essendo un giocatore così che cede molti chili soprattutto al suo avversario diretto ha avuto la peggio. Intanto sentite dal silenzio e parlava Lauri la tensione per questa partita, qui a Carpi non c'eravamo abituati a giocarle punto per punto fino alla fine. Sì sì, la prima partita così giocata tatticamente in maniera così evoluta, una buona esperienza per tutte e due le squadre che stanno dimostrando di essere assolutamente all'altezza della situazione. Palle mano ad Ambra, 1-33 al termine, Raupena sbloccato da Pieracci, ancora possesso palla per Ambra e io ho la sensazione che questo sarà un possesso palla decisivo per questa partita in un senso o nell'altro. Ancora Raupenas riceve palla da Chiaramenti, Dei, Maraldi, bravo, bravo Di Matteo a tenerlo lontano dall'area, Chiaramenti, cercato ovviamente Raupenas, attenzione Raupenas, prova ad alzarsi in volo, Chiaramenti tenuto da Basic. Ancora fermo il gioco, il possesso palla ancora per Ambra, un minuto al termine, Raupena sballa dentro, messo giù, ancora un possesso palla, fortuna che Pieracci era sulla linea. Fischiata ancora un'irregolarità Carpi, ancora un possesso palla, 54 secondi, che finale concitato, fino alla fine concitatissimo questo finale di gara. Si allontana Pieracci, attenzione perché Raupenas tenterà la conclusione appena riceverà palla. Attenzione a Raupenas, si invola, rete, rete, area, viene fischiata l'area, si era alzato il pubblico di fronte a me, non avevo visto. Meno 1, 44 secondi, c'è da gestire. 40 secondi al termine, palle mano a Terraquiglia, più 1, partita bellissima fino alla fine. Peccato che una delle due squadre debba sopravvalere l'altra. Time out per Ambra, 31 secondi. Secondi al termine, Lauro, fino alla fine. Sì, sì, bella, bella la tensione agonistica, bella partita, tanti errori, una buona gestione del Poggio a Caiano, dovremmo abituarci in futuro a partite così importanti, anche perché l'obiettivo del Carpi, della Terraquiglia Carpi è un obiettivo importantissimo e quindi queste saranno le partite a cui bisognerà abituarsi e soprattutto bisognerà abituare tatticamente la squadra a gestirle. E Di Marcello lo vediamo là nel fondo del campo, va a dare dei consigli a Trinci che dovrà gestire quegli ultimi 31 secondi dove verosimilmente Carpi armerà il braccio di Molino di Toicic per cercare una conclusione al limite della sirena probabilmente perché cercherà di sfruttare tutti i secondi a propria disposizione. Time out concitati, Carpi ci tiene a chiudere il girone d'andata a punteggio pieno, vorrebbe dire anche essere testa di serie in Coppa Italia. Sì, sì, cosa assolutamente importante per andare verso una serie di partite che potrebbero arricchire ancora di più l'esperienza di questo gruppo che sta diventando una vera squadra con una sua anima, un suo carattere che noi abbiamo già più volte ribadito dove si troverà questa anima e questo carattere. L'arbitro dà il via in questo momento, 30 secondi al termine, forza ragazzi, c'è da portare a casa questa vittoria. Toicic, Pieracci, Basic, ancora Pieracci, Marrocchi, Marrocchi, Toicic, Toicic fermato, e qui fallo netto di De Stefano. 18 secondi al termine, Basic per Marrocchi, Marrocchi, Pieracci, tenta la conclusione, Trinci la mette out, 8 secondi, ancora un time out incredibile, 7 secondi, finale thrilling, neanche il miglior Alfred Hitchcock avrebbe potuto disegnare un finale più concitato per questa partita.
quello che conta però è che adesso ci vorrà una difesa di quelle classiche a cui ci hanno abituato Polito and Company, perché 7 secondi per una conclusione che vuol dire tanto anche in questa stagione. Sì, sì, il tempo c'è, il risultato è quello che è, e il Poggio Caiano cercherà una soluzione che vedrà sicuramente Raupenas alla conclusione. Questo è quello che noi ci aspettiamo, poi magari il tecnico studierà qualcosa di alternativo. 28-27, 28 Terraquiglia, 27 Ambra Poggio Chiaiano, ve lo ricordo ancora una volta. Carpi ha una possibilità quanto mai ghiotta, ma di fronte a una squadra maschia, ostica, quanto mai preparata. Giocano senza portiere. Giocano addirittura senza portiere. Ambra Poggio Chiaiano, ovvia la scelta da parte del coach. Ah, ma lui deve fare la rimessa però. Dovrà fare la rimessa Minori, dovrà fare la rimessa, ma Ambra quello che conta, ed è una stranezza, giocherà assolutamente senza portiere. 7 secondi al termine, si attende solo il fischio, vedremo se riuscirà ad esserci un anticipo, anche Zoboli in campo. 5, 4, 3, attenzione! È finita! È finita! Il palo sancisce una condanna per una squadra ottima vista qui al Pala Vallauri. Terraquiglia vince 28-27 contro la miglior squadra vista qui quest'anno, una squadra che non merita probabilmente la sconfitta. Terraquiglia bene così, 8 vittorie in altrettante partite, primato in classifica, 6 punti su Ambra, e questo è un motivo importante anche in vista della partita di ritorno che si giocherà, come dici tu, all'ultima giornata di campionato a photo finish. Benissimo per Carpi, che sarà anche testa di serie in Coppa Italia. Noi siamo in chiusura, ci siamo divertiti, ma abbiamo anche sofferto tanto, Lauro, oggi qui al Pala Vallauri. Al momento è tutto, amici sportivi di TRC, da Enrico Manzanini e Lauro Zanotti è tutto, ci rivediamo, e ci rivediamo, vi prego anche di venire a vederle dal vivo le partite, perché qui è uno spettacolo globale, la miglior pallamano probabilmente d'Italia l'abbiamo noi a Carpi. Ciao a tutti e buon proseguimento con i programmi di TRC.